Bentornati amici esageratissimi sul canale di Stenico, qui su Silent Hill. Io sono Nico. E io sono Ste. E questo grande si continua, e questo poveraccio è sempre nelle mani. E ci abbiamo sempre il poveraccio. Allora, l'altra volta ci siamo lasciati che abbiamo messo nel canale di soccorso l'acqua, sì, che ha fatto cadere la chiave. Perfetto. Naturalmente da una grondaia la chiave andrà in cortile. Quindi noi ci dirigeremo. Ci giugeremo giù da qualche parte, non so più dove devo andare. Okay, perfetto, vai. Adesso moriamo in maniera catastrofica. Tu. Vai, scendi tutto. Vai, che ci siamo. Devi andare. Io spero che sia abbastanza visibile, che non sia troppo scuro. No, anzi, o troppo chiaro. È troppo chiaro, secondo me. Forse devi aggiustare un po' il brightness. Vediamo. Restart. Vai su opzioni. Brightness level 2 3 2. Allora, prima 1. Era 3 su 3 su 7. Fai 2, va. Vediamo com'è il 2. Va bene, 2. Exit. Ok, perfetto. Vai. Vediamo. Sì, un po' meglio, dai. Secondo me non è cambiato un cazzo, no, ma va bene. No, è cambiato. Nel frattempo lì un pezzo di salsiccia, è seccato. Ok, allora guarda la mappa, vedi un po', secondo me devi andare, la grondaia cadeva nel, sì, nel cortile. Allora, vabbè, quindi subito, qua, subito sì, qui, sì. Esatto, subito qua. C'erano degli omini, ma bastardi, non so, qui a destra. Allora, Stefano il navigatore. Esatto. Allora, guardiamo intorno, qua ci deve essere una grondaia. Mi sembra. Allora, mi sembra, no? No? Sì? Attenzione, attenzione. Vediamo che cosa abbiamo preso. La chiave, di una classe, sì. Quindi, adesso, avendo preso la chiave della classe, qual era la classe che non si apriva? Mo che mi ricordo. Allora, no. Io direi che, però, primo piano no, secondo piano. Secondo piano qui. Dobbiamo ancora esatto, a destra in basso, perché qui per noi è ah sì. okay. Ok, andiamo a destra in basso e vediamo se riusciamo a quindi entrare. Quindi rientro dentro. Qui. Sì. Rientro dentro, vai al secondo piano. Attenzione l'agilità. L'agilità, la magia. La giribilizzazione. L'illusionismo. La fantasia. Sì, sì, va bene, vai. Devo andare di qua? Sì, tanto uguale, per salire va bene uguale, qualsiasi cosa. Up. Oh yes. Oh. Dai tempo. È la PlayStation, non è un iCore 40.000. Attenzione, tuo. Io. Tuo, ovviamente. Bevanda energetica. Perfetto. Sì. Allora lì. Allora, aspetta, dove siamo? Siamo qui. Okay, chiuso. Quindi devo andare di qua. Sì. E qui. E ci sono questi e noi ci pistoleggiamo. Ok, perché direi sì. Sì, direi che ci siamo. Ok, tutto dritto, volendo. Ah no, ti pistoleggi. Vieni l'altro. No. Cosa ti è successo stasera? Attenzione, sono diventato un killer. Ma io lo so cosa ti è successo. Perché oggi è una giornata importante per il mondo intero. È, cioè, meglio di quando è caduto il muro di Berlino. Sì. Cosa è successo oggi, dai? Allora, la nostra squadra. La nostra squadra del cuore. Dopo 20 anni. È riuscita a vincere una partita. A vincere il derby. Il derby. Quindi non vi diciamo quale squadra, esatto, noi tifiamo. Sicuramente adesso quelli dell'altra squadra ci insulteranno, esatto, pesantemente nei commenti. Però ragazzi, fanculo merda. Anche se siete dell'altra squadra, mettetevi nei panni nostri, che dopo 20 anni abbiamo vinto un derby, esatto, sinceramente godiamo come, esatto, due castori in calore. Papà Castoro. Noi te lo prendiamo in coro. Guarda, aspetta, la mano. Dove sono uno appeso nel frattempo. Okay. Sì, potevi passare tranquillamente nella porta, però vabbè. Però no, aspetta, adesso c'è questa porta qui, quindi io faccio tutto il giro. Quindi, entro qua. È uguale. Quasi nel sempre nella libreria. Fammi pistoleggiare di nuovo, che vai. Sono diventato bravissimo. Chi, perfetto. E poi ti voglio vedere nei spazi stretti. Questo l'avevamo letto. Sì, l'avevamo già letto. Qua abbiamo già letto tutto, puoi uscire. Posso uscire un paio di palle. E c'è la porta. Aspetta, no, c'è la porta, ma basta che ci basta che rasenti. Ok, beh, quella lì. Ok.
Adesso guarda qui. Dovrei entrare in una delle due classi. Sì, prova ad aprirla. Una delle due classi, prova a aprire. Bloccata. L'altra sarà bloccata uguale, sì. Eccola! Eccola. Attenzione, adesso moriamo. Io mi preparo subito qua. Cioè subito, spara, spara. Ammuzzo. Attenzione, sta prendendo qualcosa. Ammuzzo, sì. Aia, sono troppi. Sono tanti. Lo dribbla. No. Vattene, esci. Dovevo controllare se c'era qualcosa. Se c'era qualcosa. Allora, o vai dentro e spari proprio a raffica, ma... Aspetta, fammi prendere questo. Che ce n'è di che bisogno. Esatto. Poi qua, credo che non ci sia più niente. Minchia, ma secondo me lo sai che non c'era niente lì, c'erano solo le sedie. Quindi usciamo. Prendi la mappa, aspetta, vediamo dove siamo. Ok, possiamo andare giù. Possiamo andare giù. Aspetta, sblocca questa qua. Madonna, Entranti, sono troppi. Sbloccala, ok, aprila. Vabbè, non importa, se no vai giù secco. Grande! Mamma mia. Senti, io vedrei anche come sono messo. Vediamo un po'. Sono messo bene. Beh, sì, ti hanno colpito solo una volta alla fine. Allora. Guarda quella porta lì. Vediamo la mappa. No, è qua, sbloccala quella lì e poi vai ancora giù. Sbloccala. Grande. E poi vai ancora giù. Andiamo nella sala del boiler. Ma quale boiler? Sì, sai che abbiamo attivato nell'altra cartina questa roba. Non lo so, mi sono però girato così per vedere. Bellissimo. Allora, fermi. Qua c'è un tavolo. Io clicco in maniera così esagerata. Guarda un po' di là, vedo c'è. Sono due porte. Sono sempre quelli appesi. Vediamo. Dietro. Niente, io continuo. Qua c'è una porta, benissimo. E qua c'è un'altra. Qua c'è un'altra. No, ho sbagliato. Aspetta, guarda la mappa un attimo. Fammi vedere la mappa, vediamo se... Allora, una porta allo storage e l'altra al boiler. Andiamo prima nello storage. Storage. Vediamo un po'. Ma qua non c'è più niente. Direi di no. Ok. Vai. Doppietta! Attenzione, abbiamo fatto terno. Attenzione, doppietta... Anzi, carabina, scusate. Sì. E poi fiala anche. Che non ho capito, cos'è? Tipo... Sì, tipo che ti cura tutto, credo, una cosa del ma genere. Subito per poco tempo, cioè poi non lo so, poi tipo ritorna, non so, una cosa del genere, sembra, non lo ricordo. Ok, ma secondo me se ci ha dato tutti questi colpi c'è qualcosa. Non te lo voglio dire, ma... Boh, che faccio, entro? Sì. Vai. Allora, ci sono due valvole. Aspetta qua. Credo che qui dovremmo passare. Sì, però secondo me quelle valvole. Però non mi fa. No, ecco le valvole, dovrei aprire le valvole. Che fai? Gli giri attorno. Giro la valvola. No, ho fatto un macello. Giro la valvola a destra, cosa hai fatto? Ma perché io schiaccio in tutto? È tipo un enigma. Giro la valvola a sinistra, a destra, mi fermo a girare la valvola. Scavicchi ma non apro. Esatto, scavicchi ma non apro. Allora aspetta, la giro a destra. Così ritorno come era prima. Quindi qual è il problema? Perché io non posso passare? Perché lì. Allora la proviamo a rigirare. No, aspetta, c'è l'altra valvola anche. Mi fermo e accetto l'offerta. Esatto, c'è anche l'altra valvola. In qualche modo. Giro la valvola a sinistra. Proviamo. Ok, allora aspetta. Se io adesso la giro a sinistra l'altra, che cosa succede? Qua viene soltanto. Va, prova. Qua ammuzzo, raga, perché. Sì, andate proprio. Perché non è. Quasi. Quasi. Vai ancora a sinistra, cosa fa? Torna di nuovo. Fa giro la ruota. Sì, torna così. Allora facciamo a sinistra e poi di là a destra voglio vedere se. Se alterna e no. Basta. Allora a destra. Adminchiam. Basta. È tornato qua la prima. Fanculo. Allora mi fermo. E vado a quest'altra. A destra. Attenzione. Allora a destra di qua. Proviamo a girare a destra di là. Cioè, non ce la faremo mai. No, non so. Allora, proviamo che destra a destra l'abbiamo fatto. No, vediamo.
Secondo me è troppo facile destra-destra, però. Quindi destra-sinistra. Destra-sinistra, non so. Ah. Mizzica, che macello. Secondo te se usciamo che rientriamo dalla stanza... A sinistra. Vabbè. Aspetta. Magari ci sono riuscito. Eh no. No. Vabbè, allora come... faccio che esco fuori. Esci fuori che rientra, così almeno vediamo un attimo. Rientra. Così vediamo un attimo. Vai, prova magari a entrare. Allora. Riprendiamo di qua. No, questa... Allora, io direi di provare. A destra. Quella di sinistra a destra. Quindi destra a destra. No, una volta sola. No, nel senso destra qua e destra là. Ok. No. Mi fermo e vado. Io di là la metterei a sinistra. Vediamo. E guarda che c'è, guarda che c'è. Fagli di uno a sinistra. Come fai a dire vai, che c'è? È perché ci sono i due buchi di fianco, guarda. Vai a sinistra. Mamma mia. Basta, è aperto. Non ho capito. C'erano i due buchi di fianco. Cioè, nel mentre che girava, si vedeva che... Vabbè. Ok, ho preso un ascensore così a caso. Non si sa. Vabbè. Quindi? Madonna. Oh madonna, cos'è quel coso? Cos'è un toporagno gigante? Occhio al toporagno adesso, occhio al toporagno che dà fuoco alle genti. Cazzo. Che faccio? Sparo? No, ma se vuoi offrirgli l'aperitivo. Aspetta. Ah, proprio una boss room questa, proprio tutta la... Sì. Dove cazzo stai? È lì. Scusa, facciamo che ti sparo. Io scapperei. Mamma mia. Madonna. Madonna. Aia. Oh, ma corre sto coso. Eh sì, è grosso. È grosso ma corre. Attenzione, forse gli ho fatto tutto il giro. Esatto, eccolo. Mamma mia. Madonna. Cioè ragazzi, per me questa è un'impresa. Dove vai? Che fai? I saltelli. Perché sei saltato indietro? Non lo so perché. Oh. Ma perché diventa sempre più incazzoso? Perché gli spari. Aia, ma, no. No, l'ha preso male, male, male. L'ha preso male, attenzione, però sanguina, sta sanguinando. Non lo so, io non l'ho visto e non voglio saperlo. Gira, dall'altra parte sta girando intorno. Eccolo. Senti, aspetta, però... guarda un attimo. Vedi che c'è la pozza, spari. Senti, ma fai... Adesso morirò. No, non muore, dai. Però... Sì, proviamo. Questi occhio, questi qua devi sparare bene in faccia, Madonna! Ha aperto la bocca e mi sto... Aspetta, che non l'ho visto, che mi stavo cagando in mano. Ha aperto la bocca, sparagli quando apre la bocca. Aia, vattene. Qua gli devi sparare. Sì, ma ammazza. Ma allora. Cosa, amica? Tu miralo e mentre vai indietro. Fammi vedere. Come sono messo? Giallo. Ma lasciati così, dai. Non ti preoccupare. Secondo me, se ti giri... Beh, aspetta. Aspetta che apra la bocca. Vai indietro. Aspetta che apra la bocca. Cazzo, non la apre. Spara! Sì, ancora, sì! Non spara. Sì, è morto. È morto? Te l'ho detto! Sei morto! Sì, io prima posso salire di, non posso saltare. No. L'avevo già fatto per questo che devo sparare quando sono capito. Se no continuava a sprecare munizioni. No, perché dopo un po' che gli spari poi si apre. Attenzione. Chi è? Zitti. Sì,
Ciao patatina. Questa è l'infermiera Porcella che poi diventa un così, fantasma. Esplode. Diventa un fantasma. Cazzo. E siamo tornati nella scuola normale. What was that? E c'è una chiave lì a terra. Who in the hell was that? Sì, siamo tornati. Dove sono? Questa è senza le caldaie, sì. Porca miseria, cosa sta succedendo? La minchia, cosa sta succedendo? Attenzione, sente le campane. Quindi funziona l'orologio. Ma chissà di... no, sono le campane della chiesa. Prendi la chiave. Quale chiesa? C'è una chiesa nella mappa. Allora, l'hai detto come per dire... No, sono le famose... La chiave di K. Gordon. Che cazzo è? Ok. Ok. Allora ragazzi, visto che abbiamo fatto il boss, io direi che ci possiamo salutare così. Abbiamo anche la chiave di K. Gordon. Quindi dopo questo boss io direi che ci possiamo salutare così. Comunque, grande prestazione del nostro Nico, sarà galazione, bravissimo sarà il nostro Nico. Sarà la giornata che porta prestazioni stupende. Sì, sì, con sì, questo sì. Derby. Sì, sì, bellissimo. Comunque bene, allora per questa puntata di Silent Hill è tutto. Un saluto da Ste. Un saluto da Nico. Se vi è piaciuto il video, te la facciamo fare a te la chiusura adesso. Se vi è piaciuto il video, un bel pollice in su, scriveteci cosa che ne pensate negli commenti e se state bene. Forza Thor. Sì, comunque sei proprio il peggio. Vabbè, ciao. Ma io sono abituato a giocare. Ciao ciao ciao, ciao.